gli italiani non ne potessero più della sinistra più che dei migranti, perché questo modo di gestire il fenomeno è stato all'insegna dell'approssimazione, della demagogia più assoluta, della scarsa visione del futuro, perché ricordiamo sempre che l'Africa è un continente difficile da gestire, ci sono 1,5 miliardi di cittadini, buona parte di questi vorrebbero trasferirsi domani mattina attraverso magari proprio la porta dell'Italia in Europa e in Occidente, cosa che non è obiettivamente possibile. Quindi se non è possibile significa che il fenomeno di accoglienza illimitata, indiscussa, senza selezione alla fonte è impossibile e improponibile. Noi abbiamo sempre detto sì all'accoglienza e quindi alla solidarietà nei confronti di coloro i quali fuggono da guerre e persecuzioni e quindi sì ai profughi, ma quelli che vengono in Italia, come ormai è noto al genere umano, non sono profughi, ovvero soltanto il 10% di quelli che sono arrivati, per esempio sono 600.000 negli ultimi 5 anni in cui ha governato il centrosinistra, sono stati riconosciuti dalle commissioni prefettizie, quindi non da Fratelli d'Italia, come diciamo così attenzionabili dalla protezione internazionale. Quindi gli altri non dovrebbero godere della protezione internazionale, hanno avuto una risposta negativa, ma non vengono trasferiti a casa loro, quindi restano qui in Italia pur uscendo dai centri di accoglienza. Quindi paradossalmente generano un danno notevole sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista economico. Quindi insomma il problema noi l'abbiamo posto con grande senso di responsabilità, non abbiamo fatto la guerra a nessuno e riteniamo che il fenomeno possa essere gestito intanto con il blocco navale, che peraltro salva anche vite umane, e con la gestione con gli hotspot nel Nord Africa fatti con gli accordi bilaterali e sotto la egida dell'ONU, a brevissimo, o dell'Unione Europea.